ogni debito e per ogni transazione era stato indicato il capitolo dal quale bisognava attingere e qual era quindi la fonte del pagamento. In seguito alle controdeduzioni del segretario generale e del dirigente, il collegio prende atto di aver valutato l'errore, diciamo, che era stato inserito all'interno della precedente deliberazione e chiede di integrarla rispetto alla unica delibera, perché in questo caso, e qua passo alla procedura, verranno votati singolarmente i debiti fuori bilancio, dove io farò, nella logica di quanto già detto dai consiglieri, farò capo al creditore alla data della sentenza, la sentenza dell'ufficio giudiziario. Poi tutto il resto, quindi su ogni singolo capo, voi dovrete ovviamente procedere alla votazione, dando per letto i contenuti. Questa, diciamo, oltre che il riconoscimento del debito, è accompagnata l'accordo transattivo che è stato ovviamente accettato dalla parte creditrice. Quindi questa contiene 104 sentenze e di conseguenza il parere allo Stato, quello che ci è stato comunicato per le ragioni che ho provato a spiegare, è favorevole del collegio dei revisori. Io procederei quindi. No, è chiaro che spiegavo le ragioni per cui è arrivato anche tardi il parere al Consiglio, perché di fatto c'è stata una